grazie. Grazie, accomodati. Sei adesso peraltro autore di questo tuo CD di cui poi parliamo, 7 canzoni al piano, lui è Ramazzotti. Lui è Ramazzotti e siamo qua. È stata Terra Promessa la prima che hai fatto per lui? La prima fu Terra Promessa, che è il primo in assoluto di Eros. Cosa aveva Eros di speciale quando arrivò su quel palco? Allora, perché io me lo ricordo, no? Questo bel ragazzo con un viso intenso. Ma Eros era dolcissimo, timidissimo. Quando facevamo il disco io facevo l'arrangiamento, suonavo, era così, mi imbarazzavo quasi. Ma non so, di qualcosa, Eros, così era timidissimo. Così. A un certo punto è il momento di fare la voce, dice, Eros, è il tuo momento, vai fuori. Parte io e il tecnico che ho fatto così. Proprio sì. Quando si dice a bocca aperta, così. Tanta grinta. Lo rivediamo sì, qui, bravissimo. Questo medley, sempre sanremese, dove c'è Terra Promessa, una storia importante, e adesso tu, vai. Adesso tu. I nostri pensieri, noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino, e ci sei adesso tu, al centro dei pensieri miei, la parte interna. La volontà che non si limita, tu che per me sei già una rivincita. Oh! Fermati un istante, parla chiaro come non hai fatto mai, dimmi un po' chi sei. Sali tu a dirigere l'orchestra, questo. Eccolo, parla chiaro, metti gli occhi dentro i miei, come ti vorrei, e quanto ti vorrei. Guarda, Mezzancella, che c'è il suo ha detto bravo, eh? Quindi tu stai a posto da qui al 2024. È cambiato, Eros, in questi anni? Ci continui a collaborare? Sì, tuttora, sì. Abbiamo fatto anche una cosa di recente molto bella in un disco, in un brano inedito di Ennio Morricone con il testo di Eros di Mariella Nava. Bellissimo, recentissimo, l'anno e scorso. Dico, la tua timidezza è sparita o rimane timido, ragazzo timido? Rimane timido, certo, ha più esperienza, ha girato il mondo, ha fatto successi, ha cantato ovunque, quindi... E tu quindi... rispetto a quel bambino che non voleva andare a scuola perché pensava solo alla musica? Come nasce la tua passione? E nasce così, io facevo il liceo classico, mio padre aveva messo il veto, niente musica, tu fai studi, diventi l'avvocato, fai l'università, tutte queste cose qui, però io comunque ero attratto da queste cose che c'erano dietro la voce di un cantante. Io poi dopo ho saputo che si chiamava arrangiamento e ho saputo che sarebbe diventato il mio lavoro. E niente, una mattina ero combattuto, non andavo male al liceo classico, ero combattuto, mia mamma mi sveglia per andare a scuola, io dico mamma no, oggi non vado a scuola, anzi non ci vado più, io voglio fare il musicista. L'incoscienza dei bambini, mi giro dall'altra parte, dormo fino a mezzogiorno come un papa, quando mi sveglio mio padre... tornava dal conservatorio dove mi aveva già iscritto, quindi mi addormento liceale, liceo classico, e mi sveglio musicista. Bravo papà, e noi lo ringraziamo, sì. Il mondo della musica ringrazia Celso Valli, ma ringrazia anche papà che si chiamava? Antonio Tonino. Antonio Tonino. Canzoni stonate, Gianni Morandi. Enrico che suona
sua moglie fa il coro. Giovanni come sempre ascolta, stonato com'è. Canzoni d'amore che fanno ancora bene al cuore. Noi stanchi ma contenti, se chiudi gli occhi forse tu ci senti anche da lì. E anche qui ci sei tu, anche perché diciamo Gianni Morandi era stato un po' messo da parte, l'ha raccontato lui e l'abbiamo anche raccontato in questo studio negli anni 70, negli anni del cantautorato impegnato. E quel brano lì è stata la sua rivalsa. Meraviglia. Anche con me, per me era il primo arrangiamento in un progetto pop, per un cantante pop. E devo dire che Gianni e Giulio, anche Mogol, hanno avuto fiducia in me, istintiva, perché non mi conoscevano. Questo l'ha detto perché potevo anche essere una sola, non mi aveva mai visto, non avevo mai fatto cose del genere. Mi hanno fatto fare canzoni stonate. Come fu l'interazione con Morandi? Umana anche? Ci incontrammo a casa di Mogol un giorno. Mi invitarono, un amico comune mi fece andare lì e mi sono trovato il progetto fatto. Già, Giulio con questa canzone qui, Morandi al pianoforte. E via col siamo vento. Andati, sì. Mina con Ugo Tognazzi a Studio 1, 1965. Lost my heart, but what on it? He is cold, I agree. He can love, but I love it. Oh, the lips on me. I'll sing to him, it's spring to him. Bewitched, 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 scusa sai. Bothered and bewildered am I. Meraviglia. I ricordi delle telefonate di Mina sono sempre favolosi, perché tu lavoravi con Adriano Pappalardo, era il 1978. Lavoravo con Adriano, stavamo facendo Peraltro, ebbe un grande successo anche quel brano lì, Ricominciamo, Lasciami gridare. A quello pure l'hai fatto quello te? Quello lì, stavo facendo quello. Ricominciamo. E arriva uno dello studio e dice, questa ragazza è la terza volta che telefona. Come questa ragazza? Sì, non sapeva, non si era annunciata. E allora io fermo tutto, rispondo e sento una voce di donna, ma lei interesserebbe fare qualche arrangiamento così? E scusi, con chi parlo? Sono Mina. Pum. Un colpo proprio. E poi l'ho riconosciuto subito, non era uno scherzo, perché la voce di Mina tutti la conoscono anche quando parla, non solo quando canta. Che voce ha? Sì, ma quello che si vedeva, quella che si sente nei programmi, negli show, nel Studio 1, così. Ma come conosce, parla? Veloce, lento, veloce, così. Alto, acuto? Parla come in televisione, come a uno spettacolo, lei, così. E io ho detto, ero imbarazzato, non avevo voce, così. E così è andata. E così. E poi c'è L'Efforte di Adriano Celentano, lo vediamo. Il tuo bacio è come un rock che ti morde col suo swing, e assai facile al knockout che ti fulmina sul ring. Fa l'effetto di uno show e perciò canto così. Oh 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 oh, il tuo bacio è come un rock.
24.000 baci. Oggi saprai perché l'amore vuole ogni istante mille baci, mille carezze vuole allora. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Da dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Con lui hai fatto Rock Politik. Rock Politik, sì. Un grande programma. Wow, poi... perché dici... È un pezzo non indifferente. Della storia della televisione italiana. Ma anche di Celentano. Sì, sì, cioè. Sì. E che cosa facevi? Beh, dirigevo l'orchestra, inventai quella volta, con quella cosa che piacque molto, di mettere due orchestre insieme. C'era una band da big band da televisione proprio, uh-huh. e una band rock piccola. E suonavano insieme, non in alternanza, suonavano tutti insieme. Adriano hai fatto Wagner nel pop, non lo so. Sì, sì, si apprezzò tantissimo quella cosa lì. Ci giocammo poi nel corso del programma a inventare delle cose insieme con questi due. Ma per andare d'accordo con così tanti personaggi, perché poi c'è, vabbè, Baglioni, adesso ci arriviamo, Marcella Bella, eccetera, e c'è bisogno solo della professionalità o anche, diciamo, di una capacità di interazione con delle personalità così diverse, anche cioè i geni sono sempre anche complessi, no? Non è che sono persone semplici, credo. Ma secondo me è una capacità di calarsi nel personaggio e nel loro mondo. Uh-huh. Che non è, vuol dire, faccio tutto io, se no faccio quello che vuoi, non me ne frega niente. Quella è una cosa a metà. Calarsi nel mondo, nel contesto loro e diventare un po' come loro. Il mondo di Adriano com'è? Fantastico. Geniale da una parte, confusionario, ma al tempo stesso geniale dall'altra. Confusionario in che senso? Grande sensibilità musicale, incredibile. Ma confusionario in che senso? Sul lavoro, non so, avete fatto comunque un programma televisivo. Sì, è un artista. Cioè arriva in ritardo, arriva in anticipo. Sì, arriva in anticipo, no. In ritardo? No, sì, arriva in ritardo, poi si era detto di fare questo, bene, no, facciamo niente, fai questo, così, tutto. Poche parole. Però bisogna prenderlo come un atto artistico, come una invenzione. Allora, io mi sono sempre trovato, lo amo moltissimo Adriano, li saluto anche. Lo salutiamo perché grande, ogni certo. Ogni tanto ci segue, quindi insomma magari ci sta seguendo. Ciao ciao. Sì, ciao ciao. Ciao, senti, poi tu avevi complessi che si chiamavano Ping Pong e Bulldog, giusto? Yes. Da ragazzino. Molto tempo fa, sì. Facemmo anche un piccolo successo con i Bulldog, una canzoncina si chiamava Doggy Doggy. Doggy Doggy, c'era sì. Anche Pasta e Fagioli come canzoncina? No. Pasta e Fagioli no, cos'era? No, Pasta e Fagioli l'ho fatto io col mio nome. E questa è Marcella Bella che canta una canzone favolosa che io adoro, che è Nell'aria. Le domeniche tu chissà che cosa fai, ti rivedo sempre lì che mi dici che mi vuoi, la mia voglia è grande e scandalosa ormai, c'è una gatta accanto a me e non rinuncio a lei. Che poi Rock Politics c'era questa Rock Politics, c'era questa dicotomia lento rock. Grande invenzione di Diego Cugia, lento rock, fantastico. Ma si può essere lenti e comunque affascinanti? O solo quello che è rock è affascinante nella musica, nell'arte? Ma io direi di sì. Si può anche essere, tu ti senti più lento o più rock? Rock. Rock, no. Totalmente rock. Mi sono proprio incontrato con Adriano con quel titolo lì, proprio.
Senti, rideva pure Valerio mentre parlavi del papà che ti svegliava, sì. No, perché un pochettino somiglia alla storia di Coco, no? Che la famiglia dice, Coco il cartone della Pixar. Niente musica. Poi adesso non so quali anni fossero, però immagino più di... 65, ecco. 66. Quindi è stato anche un rivoluzionario il padre, nel senso che... Ha avuto un grande occhio, perché... Musicista anche lui, no? Sì, musicista, sì, sì. Scrisse anche delle canzoni famose ai tempi, Claudio Villa, Giorgio Consolini, Luciano Virgili, così. Uh-huh. E lui capì che, sì, ce l'aveva messo tutta, però non c'era niente da fare. E tuo papà pure lo capiva, che si chiamava Tonino pure lui, sì, no? Sì, anche quello mi ha fatto un attimo sorridere. Sì, mio padre era solo, perché io facevo piano bar l'estate e poi l'inverno mi dedicavo al liceo classico, che era particolarmente impegnativo. E quando io mi dedicavo tantissimo allo studio mi diceva, ma stai provando? Cioè, nel senso, ti stai allenando anche col canto? Che poi arrivi l'estate e magari non sei sufficientemente allenato. No, io mio papà l'opposto. Esatto, l'opposto, sì. L'opposto. No, tu musica. Però niente, poi ha ceduto. C'era un pianoforte, io ci mettevo domani, ho imparato da solo, pian piano, e ho preso quella scelta, ho fatto quella scelta lì, quella mattina. E sei arrivato fino a vincere non solo dischi d'oro e di platino, ma anche il Latin Grammy Award per il disco Primavera Anticipata di Laura Pausini. Sì. Qui la vediamo in Strani Amori, 1994, non c'entra però, è sempre lei. Salutiamo pure la Pausini che ogni tanto ci vede. Io sembro oggi, salutiamo Ginevra, salutiamo la mamma. Vogliamo salutare qualcun altro? Sì, no, devo portare i saluti di Jessica Morlacchi, che ha prodotto insieme a Gazzosa. Tra i sette Sanremo vinti c'è... E gli altri quali sono? Allora, non ci riesco mai a dire tutti e sette, vabbè, ci provo. Eros, Bocelli, Giorgia, Gazzosa, Colpo di Fulmine, Jody Tonno, Lola Ponce e il settimo... La ricordi? Volo. Il settimo? Il volo? Il volo. Ecco. Almeno ho dimenticata qualcuno. Pausini, poi li vediamo il volo. Non riesco mai a ricordarmi. Invece come sette nani. Ma vogliamo pure vederci il volo? Che mi dici del volo? Che mi racconti di questi tre ragazzi, il volo è adorabili? È stata una grande idea mettere insieme quelle tre voci così diverse tra di loro, così piccoli, un tenore, un cantante pop, un cantante Gianluca confidenziale, una specie di Presley, di così insieme. Già quella fu un'idea, loro sono bravissimi. Loro hanno anche questa grande capacità di essere un po' l'incarnazione della bontà e bellezza italiana, no? Lo sono anche nella vita? Ma sì, sono dei bravi ragazzi, sono consapevoli del successo, anche della fetta di fortuna che hanno avuto, insomma, essere messi insieme così. Come te lo spieghi il loro successo, a parte le voci? Anche per questa loro... Ma il loro successo? Beh, le voci sono una cosa importante. Sono tre ragazzini che loro erano piccoli quando hanno cominciato. Il Sanremo che hanno vinto avevano 16 anni, 17, così. E poi, eccezionali, nella voce sono bravissimi. Anche loro, tra di loro, fanno a gara senza saperlo. A chi canta meglio? Bene, canto meglio. Adesso li risentiamo, sì. Vai. Grande Amore, Sanremo 2015. Solo me sceglierai ora la
Che poi le canzoni sono pezzi della nostra vita, Laura. Eh sì, io lo ringrazio perché hai scritto, posso darti del tu, certo, hai scritto più bella l'arrangiamento cosa. Della... Colonna l'arrangiamento sonora, sì. L'arrangiamento però, sì, comunque, colonna sonora della, del mio amore, insomma, con mio compagno, con il quale poi io ho avuto mia figlia Ginevra, quindi tutto torna. Oggi è la giornata di Ginevra, vai, mi dicevi Samuel? No, che gli arrangiamenti che fa rimangono nel tempo e si ripercuotono, cioè a differenza di tante altre canzoni che poi vanno a scemare, le sue rimangono negli anni, è una cosa pazzesca. Cioè anche i giovani, le nuove generazioni... Indelebili. Cioè, rimangono. Per non parlare di Vasco, ora arriviamo a Vasco, però nel filo, diciamo, pop, opera, passerei da Bocelli. Qua è a Sanremo nel 1994 con Il mare calmo della sera, altra grande voce italiana amatissima all'estero. Dai. Successo quello di Andrea, pazzesco. Io mi ricordo una cosa, sentivo, io ero di spalle, avevo il pubblico, dirigevo, avevo il pubblico dietro, sentivo come un terremoto, erano gli applausi. Tale era l'entusiasmo quella sera lì. Ma cosa c'è? Lui ha una gran bella voce, ma che cosa distingue un interprete da una voce basta? Cioè, che cosa, la passione, l'entusiasmo, l'intelligenza, la cultura... Ma Andrea ha sempre avuto, lo Dunia Strossin da quel primo pezzo, una capacità doppia vocale. Lui è un grande tenore da una parte e un grande cantante pop dall'altra. Il mare calmo della sera, come parte, sembra Riccardo Cocciante, sembra Joe Cocker, sembra così. E poi si apre e diventa Caruso. È vero. Questa cosa qui non l'ha mai avuta nessuno. O Joe Cocker o Caruso. Perché non hanno la capacità vocale o non hanno la capacità interpretativa? Intellettuale. Vedi? Intellettuale, sì. E poi c'è Vasco Rossi, tu dici da Bocelli a Vasco Rossi, eppure c'è da Bocelli a Vasco Rossi, con il quale peraltro hai fatto questo progetto, hai realizzato questo progetto molto particolare alla Scala nel 2012, e qui si balla alla Scala Alba Chiara di Vasco Rossi. La vediamo. Piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri, ti vesti svogliata. Bello, questa è l'orchestrazione, Vasco Rossi dice,
E buona parte del successo di questo spettacolo lo si deve ai suoi straordinari arrangiamenti. Ha trasposto in musica d'orchestra utilizzando solo gli strumenti tradizionali, senza ritmiche, senza trucchi, le canzoni in un modo talmente originale, geniale, convincente e coinvolgente. Credo di non aver mai interpretato così bene le mie canzoni. Io volevo dire quello, quindi sto zitto. No, l'esperimento, la grande sfida fu non di portare una band rock sul palco della Scala, par che non sarebbe successo, poi col volume ci sarebbero arrivati i carabinieri dopo 5 minuti, era impossibile, ma metterci noi in smoking e andare a cantare Alba Chiara e tutti quegli altri pezzi orchestrati così, come se fossero Maurice Ravel, Debussy, Stravinsky, mi fa paura dire questi nomi qua, capito? E quello fu l'intento, Vasco lo capì immediatamente. Non successe la stessa cosa con gli altri, però Vasco, grazie a Dio, lui lo capì immediatamente e lo facemmo. Perché dici, ho paura a nominare quei nomi, nella tua, tutti i grandi classici della musica, ovviamente. Sì. Chi è il tuo compositore preferito? Classico. Stravinsky, Igor Stravinsky. Beh, insomma, che quanto orchestrazione, la Sagra della Primavera, qualcuno ecco, andrà a insegnarci. Proprio quella. Se mi chiedi il mio pezzo preferito in assoluto è la Sagra della Primavera. Vedi, ci abbiamo preso. Fatti bravo! Dirige Celso Valli. Fatti bravo, comunque vada, sarà un successo. Sono solo guai per te, dimmi, ti sei ricordato che hai una donna che se non ci sei, non può restare senza te, piangi insieme a me, dimmi cosa c'è. Ovviamente canzone scritta da Vasco Rossi, Gaetano Corrieri, che sì. Tu hai arrangiato, per quelli pochi che non lo sapessero, l'arrangiamento è la definizione musicale di un brano, la scelta degli strumenti che devono tutto suonare. Tutto il vestito musicale attorno, sì, la scelta degli strumenti, le parti, così. Se una nota la fai fare a una tromba piuttosto che a un l'arrangiamento può cambiare molto un brano, in meglio e in peggio ovviamente. Senti, c'è qualcuno, può anche rovinarlo. Può anche rovinarlo, certo. C'è qualcuno con cui vorresti lavorare ancora? Qualcuno che ti manca? Non sono preparato alla domanda, non lo so. Vuol dire che non ti manca nessuno. E invece mi si stava intristando perché guardava le clip e diceva quante cose ho fatto, quanto sono vecchio. Sì, certo. C'è anche Baglioni, che forse possiamo ascoltare con La Vita Adesso, il disco italiano più venduto nella storia. Giusto? Quante copie avete venduto? 1,5 milioni, 2, poi aumentano perché quei dischi lì vendono nel tempo, quindi quello che dicevo un anno fa, oggi è di più. Insomma. Chiaro. Come sta Claudio? Ce lo saluti? Ve lo saluto, io un po' che non lo vedo. Ma... Senti, ma quando stai a Sanremo invece devi dirigere l'orchestra. Come immagino che con l'interprete che canta la canzone poi c'è una sintonia particolare, c'è qualche episodio, non so, qualcosa che è successo che... Qualche episodio a Sanremo? No, devo dire no, perché a Sanremo ci si va molto molto preparati, perché
perlomeno per me, per noi, Sanremo è l'ultima, il Festival di Sanremo è l'ultima puntata di un progetto, che è un disco che fai, lo mixi, lo fai uscire e poi lo mandi a Sanremo. Per cui quando siamo là si arriva molto molto preparati con la partitura che deve essere esatto uguale al disco, perché è il disco che proviamo a vendere. Quindi di solito va sempre bene le cose, non ricordo. E sai tu più che devi, cioè ti è capitato di dover dare, coraggio è una parola brutta, però di dover sostenere magari un interprete che comunque prima di salire sul palco può avere un'esitazione, allora, un'emozione. Allora Sanremo emoziona tutti. Esatto, immagino. Quindi, e in genere sei tu quello più lucido che insomma, No, ma siamo di fronte a un momento importante, chiave per le nostre carriere. Ci diciamo quella brutta parola che non si può dire, ci diamo il pugno e dai, abbracciamoci, dai, vai, ci vediamo dopo. Grande. Ecco. Senti, poi hai fatto pure questa canzone che io adoro, che è stata scelta da Woody Allen per il film Too Wrong With Love. Too Wrong With Love. Lo sapevo, leggo, non so, le tue biografie, c'è pure Amado mio, se parte sono felice, vi ringrazio, vi voglio bene. Sì, ecco. Questa viene a fare queste cose qua. È una canzone cult proprio. Dai, vieni, ecco, vieni, gli parte lo schioppone. Ti parte l'embolo questa cosa qua. Che fate giù? Questa l'hai scritta proprio. Questa è tua scritta proprio. No, levati. Va bene, grazie, questa è adorabile. Vedi, bene, dai, Celso. Sì. Di un ottimo sette canzoni al piano, questo è solo tuo e tutto tuo. Questo è solo mio, tutto mio, la voglia di raccontarmi attraverso le note, attraverso la musica, con un brano solo strumentale. Il cantante non c'è, il cantante è il mio pianoforte. Che rapporto hai col tuo piano? Bello e anche di imbarazzo, perché avrei voluto studiarlo di più il pianoforte. Invece l'ho studiato poco, relativamente poco, e mi sono dedicato altro, alla composizione, agli arrangiamenti e così. Non si può fare tutto nella vita. Tutto no. Tutto. Però ci gustiamo la tua musica, peraltro con una tecnologia di acustica molto particolare. Sì, no? Dolby Atmos, che è quella tecnologia che ti consente da sentire da 13 fonti diverse, 12 o 13, spero di non sbagliare, 12 fonti diverse, con 12 cose diverse che si sommano insieme. Non è la stessa cosa di uno stereo. Ok. Sono 12 provenienze diverse dello stesso brano, di diverse cose. E se, quando lo senti bene te ne accorgi. Grazie davvero, sì. Andiamo al piano, perché qui c'è... No, vieni con me al pianoforte, puoi venire. Non ti faccio ballare. No, non ballo. No, ma non ti preoccupare. No, ascoltiamo Valerio cantare. Cantiamo ovviamente nell'aria. Certo. Anzi, Valerio, vai. E domenica tu, chissà che cosa fai. Ti rivedo sempre lì, che mi dici che mi vuoi. La mia voglia è grande e scandalosa ormai. C'è una gatta accanto a me e non rinuncia a lei. Aria, ti respiro ancora, sai. Nell'aria, ti scaccio ma ci sei. Voglia, tanta voglia dentro me, una febbre che mi assale. Io mi sento così male, io non sono un animale, sono un essere che ama chi non c'è. Il valore è sempre uguale, carne, anima impastata senza te. Aria, ti respiro ancora, sai, nell'aria, ti scaccio ma ci sei. Voglia, tanta voglia dentro me, una febbre che mi assale, io mi sento così male, aria.
chiamarci quando vuoi, ci porti un po' di notizie dalla musica, dal mondo